Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi che gli domandò: "Qual è il comandamento primo di tutti?" Una buona domenica a tutti. Da 3 giorni Gesù si trova a Gerusalemme, ha scacciato i venditori del Tempio e questo gesto ha reso insanabile il conflitto con l'autorità religiosa. Difatti, gli scribi, i sacerdoti e gli anziani cercano in ogni modo di incastrarlo, di trovare qualche motivo per toglierlo di mezzo. E il brano di oggi ce lo colloca nel Tempio, dove ha avuto una serie di discussioni, di controversie. L'Evangelista Marco ne elenca 7 di queste discussioni. Ricordiamo quella in cui gli si chiede se è lecito pagare il tributo al Tempio, poi la discussione sulla risurrezione. E quella di oggi è la 5ª controversia che Gesù ha con queste autorità religiose. Oggi ci viene presentato uno scriba che ha assistito alle controversie precedenti ed è rimasto ammirato dalle risposte che Gesù dava. Dice l'Evangelista che era stupito per il modo bello come Gesù aveva risposto. E allora gli propone una questione teologica che era molto dibattuta fra gli scribi, questa: qual è il primo comandamento, il più grande di tutti, quello da cui derivano poi tutti gli altri? Va notato che questo scriba non è astioso nei confronti di Gesù, a differenza di quelli che lo hanno preceduto. Desidera semplicemente sapere cosa ne pensa Gesù su questa questione. Si dibatteva fra i rabbini su quale fosse il primo comandamento e non era una questione oziosa perché si trattava di decidere da quale comandamento derivano poi tutti gli altri. L'Evangelista Marco impiega un verbo greco, cremannimi, vuol dire pendere. È come se da un unico comandamento, quello più importante, stessero appesi poi tutti gli altri. Forse ci può aiutare un esempio che serve anche a noi. Qual è il comandamento per la nostra vita da cui derivano poi tutti gli altri? Per esempio, se il comandamento principale è quello di fare soldi, da questo comandamento derivano poi il lavorare molto, impegnarsi, alzarsi presto al mattino e poi anche imbrogliare, sfruttare, rubare, fare i furbi. Ecco, da questo comandamento derivano tutti gli altri. Loro ne avevano ricavati 613 dalla Torah e l'interrogativo era: ma questi 613 comandamenti da quale comandamento derivano? A quale comandamento sono poi legati tutti gli altri? Beh, direi che anche noi dovremmo porci questa domanda molto semplice: qual è il comandamento dal quale derivano tutti i comportamenti poi che io assumo nella mia vita? Non sarebbe una domanda oziosa questa, se ce la ponessimo davvero. Cosa dicevano i rabbini? Beh, c'erano varie opinioni. Qualcuno, come oggi, sostiene che i comandamenti sono tutti uguali e vanno osservati tutti. Ma l'opinione che raccoglieva maggiori consensi era quella che riteneva che il comandamento più importante era quello che era osservato anche da Dio, cioè il sabato, perché Dio si riposa in giorno di sabato. Qualcun altro diceva che il comandamento più importante era quello di non avere altri dei, quindi evitare gli idoli. Poi ci sono
Mosiddetti di Rabbi Hillel, ciò che tu non desideri che sia fatto a te, non farlo al tuo prossimo. Questa è la legge, il resto è solo un commento. Poi celebre quella, la sentenza di Rabbi Akiva: ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è il grande principio della Torah. Sentiamo adesso come la pensa Gesù. Gesù rispose: Il primo è ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Contrariamente all'attesa del rabbino, Gesù risponde ignorando i comandamenti di Mosè. E al posto di un comandamento, lui cita il credo di Israele: ascolta Israele. Il primo comandamento è ascoltare Dio. E ascoltare, lo sappiamo, significa lasciare che qualcuno entri nella nostra vita. Perché quando le parole, i consigli, i suggerimenti entrano nei nostri cuori, noi diventiamo e agiamo in base all'adesione che abbiamo dato a questo ascolto, e lasciare entrare qualcuno nella nostra vita, ascoltare. Allora, un conto è che noi lasciamo entrare la parola di Dio che ci trasforma, oppure la parola degli uomini. Eccolo allora il primo comandamento che ha Israele: ascolta, ed è significativo che qui viene citato il nome del Dio che tu devi lasciare entrare, perché non è indifferente un Dio che valga l'altro. No, il Dio di Israele ha un nome che viene citato 3 volte in questo credo. Non pronunciamo il nome per rispetto a israeliti. Lo chiamiamo Adonai, dice: ascolta Israele, Adonai è il nostro Dio. È l'unico Dio Adonai, e amerai Adonai, e viene citato il nome del Dio Israele. Tu devi ascoltare Adonai. E che cosa ti dice questo Dio? Se tu lo lasci entrare, ti dice che lui è il liberatore, il padre dei poveri, delle vedove, il protettore dello straniero. È un'identità ben precisa, un Dio che ama il suo popolo e lo ha dimostrato in tutta la storia. Quindi lascia entrare, ascolta la storia del tuo popolo e tu sai chi è questo Dio, che cosa ha fatto per te. E se tu lo ascolti, allora tu aderisci alla sua parola. Se ascoltiamo il Dio sbagliato, se ascoltiamo l'idolo, il denaro, la carriera, il successo, l'emergere, il voler essere i primi ad ogni costo. Bene, se questo è il nostro Dio e noi lo ascoltiamo, ci disumanizziamo, andiamo fuori strada. Adonai è il tuo unico, deve essere il tuo unico Signore. E poi vengono le prescrizioni, i comandi. Lo amerai con tutto il cuore. Lo sappiamo, il cuore è il centro di tutte le scelte. Loro decidevano, pensavano col cuore. Amare Dio con tutto il cuore vuol dire che lui è all'origine di tutte le nostre scelte. Le scelte, i comportamenti che noi abbiamo sono sempre in sintonia con i suoi disegni. Se abbiamo capito chi è questo Dio, allora ci fidiamo di Lui.
e dei suggerimenti lo lasciamo entrare con la sua parola nella nostra vita. Poi va amato con tutta l'anima. L'anima, il nefesh, è la vita. Ogni momento della vita deve essere orientato dalla luce che viene da Dio, la vita concreta, che deve essere spesa per realizzare la volontà del Signore. Quindi non ci sono compartimenti in cui si possano fare scelte suggerite dagli idoli. Tutta la vita deve essere orientata dal Signore. Tutta amerai con tutta la tua vita. Poi con tutte le forze. Il testo ebraico dice Bekol Meodecha, che significa con tutto il tuo molto, cioè con tutto ciò che tu possiedi, con tutti i doni che hai ricevuto da Dio, tu devi metterti a servizio del suo progetto sul mondo. E poi c'è un'aggiunta a questo credo di Israele fatta da Gesù. Lo amerai con tutta la tua mente, dianoia in greco, con tutta la mente. Se si vuole che l'adesione a Dio sia solida, incrollabile, sia seria, ben fondata, bisogna amarlo con tutta la mente, con l'intelletto, con lo studio. La scelta che si fa di amare questo Dio deve essere ponderata, ragionevole. E questo è importante ed è molto attuale per noi, perché l'adesione al Dio di Gesù di Nazareth non ha nulla da spartire con credulonerie, superstizioni o certe pratiche devozionali, devozioni a reliquie, che tante volte non si discostano dall'uso di talismani o amuleti. Chi non dedica tempo allo studio della parola di Dio, chi si disinteressa dei temi teologici, dei problemi ecclesiali, chi non è capace di dare le ragioni della propria fede, non può certamente dire di amare Dio con tutta la mente. Poi il secondo comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Senza essere stato richiesto, Gesù ha aggiunto questo secondo comandamento. Ed è interessante il contesto da cui Gesù l'ha preso. Si trova nell'Antico Testamento al capitolo 19 del libro del Levitico. E il contesto è bello perché è quello dove si dà l'ordine ai proprietari terrieri e che quando mietono i loro campi non devono mietere fino ai margini del campo e non possono raccogliere proprio tutto tutto, perché devono lasciare qualcosa per i poveri che possano spigolare. E anche dicevano i rabbini che se per caso tu dimentichi un mannello di grano e poi ti ricordi e lo vedi che te lo sei dimenticato, tu non puoi più andarlo a prendere, perché è stato Dio a fartelo dimenticare, perché lui ha cura del povero. Bene, è in questo contesto che nel Levitico c'è questo ordine dato da Dio di amare il prossimo come te stesso. Amare significa prendere posizione in favore della vita del fratello, quindi in ogni scelta ci si deve interrogare: ciò che io faccio fa vivere, dona vita al fratello oppure no? Anche le nostre parole, quello che noi diciamo, dovremmo sempre chiederci: crea vita questa parola che io dico o crea dolore, sofferenza, toglie speranza? È una parola che incoraggia, che aiuta a superare le difficoltà o toglie il sorriso? Ecco, sempre dovremmo porci questa domanda, perché amare il prossimo significa schierarci dalla parte della sua vita e amarlo come te stesso. Questo è l'apice dell'Antico Testamento, ma non era la frontiera ultima. Però Gesù sta parlando con un rabbino e ragiona in termini che lui possa capire, perché c'è il riferimento alla Torah che lui conosce
Molto bene. Rimarrebbe adesso da chiarire il rapporto fra questi due comandamenti, amare Dio, amare il prossimo. C'è un'interpretazione abbastanza diffusa, ma che è pericolosa. Quella che dice che c'è un tempo da dedicare all'impegno, al lavoro, perché non manchi a nessuno il vestito, il cibo, l'assistenza, l'istruzione, quindi tutto ciò che è necessario alla vita. Bisogna dedicare tempo a questo. Però bisogna ritagliarsi il tempo da dedicare al Signore, quindi le preghiere e quindi le devozioni, quindi la celebrazione liturgica, domenicale. Ecco, è pericolosa questa interpretazione, perché intesi in questo modo i due comandamenti sono in contrapposizione, perché ciò che è dato all'uno sembra tolto all'altro e quindi pare che i due stiano litigando, Dio e il prossimo. Teniamo presente, solo nel Vangelo secondo Marco si parla di due comandamenti posti in ordine gerarchico, un primo e un secondo. Matteo fa un passo avanti, dice che il secondo è simile al primo e Luca non mette né primo né secondo, dice che c'è un solo comandamento, amare il tuo Dio e amare il prossimo come te stesso. Bene, non è finita. In tutto il resto del Nuovo Testamento non si parla più di due comandamenti, ma di un solo comandamento, che è l'amore al fratello. Ricordiamo Giovanni, quando al capitolo 15 riferisce le parole di Gesù che dice: questo è il mio unico comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Paolo dice nella lettera ai Romani: tutti i precetti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, si riassumono in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. Pieno compimento della legge è l'amore. E nella lettera ai Galati è ancora più chiaro: tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Bene, allora, come si comprende l'amore di Dio? Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze, con tutta la tua vita. Cosa significa questo comandamento? Una cosa sola. Significa accogliere il suo disegno di amore. Dio vuole introdurre nel mondo la sua vita, il suo amore. Amarlo vuol dire lasciarsi coinvolgere in questo suo progetto, in questo suo disegno, e quindi comunicare amore al fratello, comunicare questa vita che lui vuol donare a tutti. E allora questo si realizza nell'amore al fratello, nell'amore al prossimo. Non possiamo fare tornare direttamente a Dio il suo amore, lo dobbiamo far passare attraverso il fratello. È che amare il fratello non sempre è facile, perché ci troviamo non di fronte a degli amici da amare, ma i fratelli. I fratelli non li si può scegliere, si scelgono gli amici, non i fratelli. E allora accogliere il fratello vuol dire prendere colui che arriva ed è lui, e non può essere diverso. E abbiamo dei fratelli che sono anche falsi, menzogneri, ipocriti, aggressivi, violenti, e il comandamento di amarli è faticoso da praticare. E qui arriviamo però alla frontiera ultima che ci è stata poi indicata da Gesù, è quello di amare il fratello, chiunque sia, anche il nemico, non come noi stessi, ma come lui ha amato. Oltre non si può andare. E allora è importante prendere coscienza che anche di fronte a un fratello che ci ha fatto del male,
Amarlo è difficile ed è per questo che noi dobbiamo fare riferimento al primo comandamento, cioè all'adesione che dobbiamo dare a questo progetto di amore che è il disegno di Dio. Se noi eliminiamo Dio, è davvero difficile trovare il fondamento solido di un amore incondizionato. Amore che giunga a impegnarsi per la vita e solo per la vita sempre, anche per la vita del nemico. Se non c'è un Dio a cui fare riferimento, è davvero difficile praticare questo comandamento. Sentiamo adesso la risposta del rabbino che ha interrogato Gesù. Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. E amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Ci chiediamo a questo punto che cosa ha detto di così sorprendente questo rabbino per ricevere un elogio così bello da parte di Gesù. In realtà non ha fatto altro che ripetere quel che Gesù aveva detto e Gesù a sua volta non aveva fatto altro che citare due testi ben noti della scrittura. L'Evangelista però nota che quest'uomo ha risposto in modo saggio, ma se aveva ripetuto quel che Gesù aveva detto. Gesù aggiunge che non è lontano dal regno di Dio. Perché questo elogio? Perché c'è un'aggiunta nelle parole del rabbino. È il confronto fra la pratica dei due comandamenti, quindi la pratica dell'amore, e la pratica della religione, dei riti, dei sacrifici offerti nel Tempio. Ecco, Gesù ha appena scacciato i venditori dal Tempio e ha condannato quella pratica religiosa con la quale si pensava di avere messo a posto il rapporto con Dio, la riduzione del rapporto con Dio a dei riti religiosi. Gesù elogia il rabbino perché ha capito che la pratica religiosa senza una vita di amore a Dio non interessa proprio nulla. In fondo questo rabbino conosce la scrittura, il libro dei Proverbi dice al capitolo 21: praticate la giustizia e l'equità per il Signore, questo vale più di un sacrificio. E poi un altro testo molto noto che Gesù ha citato due volte perché lo amava molto, si trova nel libro del profeta Osea. Quando Gesù discute con i rabbini, a un certo punto dice: andate e imparate che cosa significhi opere di amore io voglio, non sacrifici. L'unica cosa che a Dio interessa non sono i profumi degli incensi che salgono al cielo là nel Tempio. A Lui interessa una cosa sola, che si ami il fratello, che ci si impegni perché il fratello abbia la vita. E Gesù aggiunge: non sei lontano dal regno di Dio. È una aggiunta un po' enigmatica. E ci chiediamo perché Gesù non gli ha detto cosa gli manca, cosa doveva fare. Per esempio, ricordiamo quel giovane che si presenta a lui e ha osservato tutti i comandamenti e Gesù gli dice: ti manca ancora una cosa, va, vendi e poi dopo tu puoi entrare nel regno di Dio. A questo rabbino Gesù non dice cosa gli manca, dice solo: non sei lontano dal regno di Dio. È enigmatica e direi che volutamente deve essere lasciata in sospeso. È bello, quest'uomo aveva operato una rottura con la concezione diffusa in Israele che il rapporto con Dio riguardasse il culto e bastasse quindi questa pratica impeccabile religiosa per sentirsi a posto con il Signore.
questo rabbino non è lontano dal regno di Dio. Dopo aver capito questo, pare un invito che Gesù fa a tenerlo d'occhio, e alla fine del suo cammino sta per giungere al dono totale della sua vita. Là ci sarà il centurione che lo riconoscerà come figlio di Dio, cioè come immagine del Dio di Israele, perfetto volto del Dio di Israele. Ecco, questa risposta enigmatica è forse un invito anche rivolto a noi per entrare davvero nel regno di Dio. Stai attento adesso al dono della vita che io farò, perché dopo aver capito quello che tu hai capito sarà necessario poi fare la scelta che io ho fatto. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.